Ciao cognacchine, allora, questa volta vi acquisti da Semplici Bijoux, un nuovo negozio di rene semplici, appunto. Scusate che non vedete la mia faccia, forse è meglio, sono appena stata dal dentista e non sono in forma. Mi sento freddo e quindi ho messo anche questo shawl, ok. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho speso in tutto quasi 30 euro, ecco, che erano 29, 98, qualcosa così. E praticamente, vabbè, 6 euro di spedizione. E veramente ho preso un bel po' di roba. Perché appunto i prezzi sono veramente buoni, economici da lei. Poi c'è lo sconto fino al 12 aprile, se non sbaglio, open 15. Ok, adesso vi faccio vedere senza che vi mostro una per una le perle intanto, perché ne ho veramente, cioè poche, diciamo, relativamente poco le perle. Come vedete, due misure di white, molte di per delle perle erano finite, quindi 2 white, 8 e 6. Poi, in teoria io avevo preso solo uno rosa. No, mi sono sbagliata. 2, vabbè, almeno ce l'ho. Poi, bordeaux, 3 misure. 6, 8 e 4. E poi questo marrone, brown, questo antique rose e questo celeste. Ok, passiamo. Io, il mio ordine era partito perché mi servivano bianche, ma le perle cerate bianche, però più da 10 mm, tipo anche da 12, ma non purtroppo non ce l'ho. Allora, al momento di prendere solo una confezione, diciamo, di queste Super Duo Jetta B, non so come mai ce ne ho messe due. Sono sbagliata, ho fatto doppio questa volta. E questo red coral, in teoria mi serve proprio il red, ma boh, non c'è, non lo so, questo comunque è un red collar molto brillantinoso, mi piace, molto estivo. Poi dove passo? Le gocce, faccio vedere le gocce. Allora, le gocce, vabbè, le coppie, quelle gocce in resina, queste qui vengono 1 euro, come dai altri negozi. Questo è per colorazioni, questo è patinata, visto che queste due sono metallizzate, molto belle. Poi, invece queste, 20 centesimi a coppia, sono piccoline, però questi riflessi, questo sul verde, questo sul blu metallizzato, sono molto belli. Peccato che ne ho preso così poco e basta. Poi, vabbè, i rivoli. Ho preso questo rosso che io, il rosso non ce l'ho praticamente. E questo verde emerald 14 mm, perché mi è rimasto un progetto a metà. E mi sono accorta dopo che ce l'avevo. Insomma, che era finito. Poi una piattina di soutache nero. Io sto provando a iniziare appunto a lavorare con il soutache. Poi appunto un filo Miyuki, il bianco, che lo sto finendo. Poi, di minuteria, ho preso queste due chiusure, adesso non mi ricordo, chiusure a T-bar, questa è molto carina, dov'è? Si vede? Ecco questi fiorellini, molto stile antico, molto molto bella, mi piace. Oro e bronzo, poi delle coppette. Perché ce l'ho solo le coppette, ce l'ho solo quello d'alluminio. Questa volta ho preso oro e bronzo, coppette tibetane. Poi anellini in oro più grandi, perché ce n'ho un paio, ma per fare tipo per i ciondoli erano troppo grossolani quelli, non entravano, le 8-0. E allora mi serviva una qualcosa più fine, più largo. Ho preso questi. E questa catenina alluminio zigrinata in oro. Questo oro è un po' troppo sul quasi oro bronzo, non lo so, è un giallo, non mi aspettavo così, eh.
Pensavo che era un po' diverso come colore. Vabbè. Ok, e poi gli omaggi. Allora, gli omaggi intanto, questo set, diciamo, di mix di Monachelli in ottone, credo che sia una coppia alluminio, oro e bronzo. Poi, queste perle in agata, 10 pezzi. Io, perle in agata non ce l'ho sinceramente, da 6 mm. Con queste sfumature un po' interessanti. Poi queste gocce in vetro, color denim, sembra meglio così, lo so. E poi questi cristalli cinesi, diciamo i cipollotti 6x4, queste sfumature, carine. E infatti sono, come vedete, abbinati. Un po' non rivoli, con qualche super duo escono gli orecchini. Ok, ringrazio molto René per la disponibilità e tutto. Tutto era mega imballato benissimo. Praticamente aveva diviso in 3 pacchetti omaggi, poi altri 2 pacchetti, questi chiusi, diciamo, nella pluriball, e poi tutto un'altra volta in una mega pluriball, cioè tutto col nastro, proprio tenuta bene, di sicuro non si perdevano. E grazie a tutti e alla prossima.